Prog and roll, ragazzi! Prog and roll, sempre e viva il prog and roll! Ben ritrovati nel nostro piccolo, piccolissimo angolo di lussuria e di goduria nell'arte del vino. Per l'arte del vino, godiamo con il vino. Ci scusiamo per l'attesa, è stato un periodo lunghissimo, un mese e mezzo lunghissimo, ricco di eventi, ricco di novità, novità a volte positive, a volte negative, ma comunque novità, comunque cambiamenti che sono interessanti a prescindere. Oggi andremo a degustare un vino che si chiama Prime Nebbie, che ci giunge dalla lontana Lombardia, da quel posto tanto amato dai lombardi e non solo, ricco di tanti posti e il cui capoluogo dà lavoro a molte persone, ma questo è un altro discorso. Noi ritorniamo nell'ambito, nel campo della lussuria, nel vizio più, diciamo, che ci piace di più, andando a degustare pian piano questo vino qui. Quindi vi faccio ancora, vi ridò il benvenuto, perché siamo stati lontani da Mandolino per molto tempo, e piano piano andremo, ecco, vi presenterò il vino e per l'appunto lo andremo a degustare. Spero di non aver dimenticato nulla, ma è quasi una costante il fatto di dovermi dimenticare qualcosa, però mi perdonerete. Bene, cominciamo subito senza tanti discorsi, altrimenti mi rimproverano che ne faccio tanti di discorsi e poi non arrivo al succo, che peraltro è quello che ci interessa. Andiamo a presentare il vino. Allora, questo vino innanzitutto è prodotto da un'azienda agricola, Cascina Piano, che ripetiamo è della Lombardia. Allora, viene prodotto tra le colline del sud Verbano e Varesino, ad Angera, presumo si pronunci così, sui pianori della Cascina Piano e della Rotonda, con esposizione ottimale. Altezza sul livello del mare 250 metri, il vitigno con cui viene prodotto questo vino è un Nebbiolo, quindi siamo in presenza di un cosiddetto vino in purezza, perché è l'unico vitigno, il monovitigno se vogliamo, non monovigna ma monovitigno, che è il Nebbiolo. Sistema di coltura è tralcio rinnovato, inerbimento con cimazioni contenute. Leggiamo un po' di parametri di produzione. Allora, produzione massima 80 quintali a ettolitro, bassa carica di gemme, diradamento, scelta vendemmiale, breve macerazione prefermentativa a freddo, fermentazione a temperatura controllata con lieviti autoctoni, macerazione molto lunga, affinamento in fusti di rovere di medie dimensioni. Parametri analitici, alcol naturale minimo 13% volume, valore di acidità 5.5%, estratto secco netto minimo 23%. Caratteristiche organolettiche non ci interessano, perché come noi diciamo sempre il gusto è relativo e dobbiamo percepire, vi dobbiamo raccontare noi, ma ancor meglio sarete voi poi quando il vino lo comprerete, ad assaggiarlo e a raccontarvi, a raccontare ai vostri amici che cosa sentite di più di quel vino. Bene, abbiamo detto un po' di informazioni generali, ci scusiamo anche con il produttore perché l'attesa è stata lunga, ma vi ripetiamo il percorso di questo mese è stato un percorso non tanto tortuoso, ma più che altro lungo e affascinante. Nel frattempo che apro la bottiglia vi dico che tra le altre cose siamo stati al Chianti Rovers, siamo stati all'anteprima Chianti Classico Collection, come ormai tutti gli anni avviene, alla stazione Leopolda di Firenze, siamo stati al Benvenuto Brunello e ad altri eventi ovviamente di vino, che sono la parte che ci interessa a noi. Ognuno con delle caratteristiche interessanti, ognuno con delle peculiarità, ognuno con delle caratteristiche meno interessanti, ma ovviamente, voglio dire, questo è un altro discorso che
non è la sede adatta per parlare di questo. La sede invece ci porta a parlare del vino. Come vi avevo già accennato all'inizio, questo si chiama Prime Nebbie, il vino che stiamo per andare a degustare. Spero che il sughero non mi crei problemi, data anche la poca genialità del nostro cavatappi. La genialità del nostro cavatappi, come sempre, è poco. Ecco. Finisco, diciamo, di concludo l'apertura a modi come facevano gli antichi, ecco, diciamo così. È stata tutto sommato. Okay. Allora, che cosa vi posso raccontare prima di andare a assaggiare il vino? Vi posso raccontare che, come al solito, noi usiamo la metafora del palazzo. Il palazzo di 10 piani, vogliamo arrivare al decimo piano e quindi passare però per forza solo attraverso le scale. Quello che facciamo noi è accompagnarvi, lungo fino alla fine della prima rampa di scale, dopodiché la restante parte del palazzo dovete attraversarla da soli, perché è interessante e soprattutto molto più bello potervi fare il viaggio da soli. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi vi diamo una guida, delle linee guida, vi indichiamo la strada, dopodiché comprate il vino, bevetelo e apprezzatelo in tutte le sue caratteristiche. Bene, lo abbiamo aperto con qualche difficoltà, data, ripeto, la poca genialità, diciamo così, ecco, del nostro cavatappi, però ce l'abbiamo fatta. La mossa del sughero l'ho fatta, fa sempre la sua sporca figura. Andiamo a bere il vino. Ah, peraltro, prima di andare a bere il vino, ecco, cosa che mi ero dimenticato, facciamo i complimenti al produttore per queste etichette molto tradizionali, molto eleganti, che raccontano un po' in qualche modo il vino. Questo si chiama Prime Nebbie, viene proposta un primo piano su un vitigno, un focus sul vitigno, e sul fondo una figura, un'ombra di un castello, diciamo così, ovviamente non ben evidente, causa forse anche la nebbia del luogo. In tutti i modi, molto interessante l'etichetta, complimenti a chi l'ha pensata, complimenti a chi l'ha fatta, complimenti ovviamente al produttore. Iniziamo dunque a vedere le caratteristiche organolettiche di questo vino. Lo facciamo un attimo riposare, più che altro per togliere queste bollicine fastidiose che generalmente, diciamo, non dovrebbero essere così evidenti, però va bene lo stesso, non ci preoccupa questo, e non ci mettono nemmeno tanto tempo ad andare via. Bene, allora analizziamo subito il vino. La prima parte ovviamente sarà la nostra analisi cromatica. Che cosa ci dice l'analisi cromatica di questo Prime Nebbie? Ma sicuramente qui c'è una parte di rosso granato molto evidente. Un granato che però, limpido peraltro, dà alcuni riflessi, non tanto l'unghia del vino, perché quella più che altro è molto fioca, quasi pallida, diciamo, ma dà dei riflessi in profondità tendenti all'aranciato. La caratteristica più evidente però della cromaticità di questo vino è proprio la sua granatura, diciamo così, il suo rosso granato, con questa unghia pallidissima e alla profondità, una cromaticità in profondità
tendente un pochettino all'arancione. Vediamo ora il naso, come si presenta il vino. Oh, al naso allora il vino è molto spiglio, un vino che in qualche modo non si nasconde, parte subito di quinta, sprizza quella estrema mineralità, estrema freschezza e estrema ampiezza, completamente destrutturata se vogliamo, che sarà evidentemente caratteristica poi anche all'interno della bocca di questo vino. Sì, diciamo che la parte più evidente è proprio questa, più che mineralità, non è una vera e propria mineralità, ma è proprio una semplicità del vino. Vengono fuori frutti acerbi, ovviamente essendo un vino molto semplice, non complessato, diciamo così, viene fuori anche la parte legata alla materia prima con cui si fanno i vini, cioè questo sentore di uva sostanzialmente, questo sentore di frutta, in generale frutta fresca, frutta poco matura, accompagnato ovviamente da quella percezione più evidente di, per forza di cose, di uva, visto che il vino è un prodotto dell'uva. Vediamo ancora, perché potrebbe dirci ancora qualche altra cosa al naso. Ma diciamo che tutto sommato può andar bene. Continuiamo allora con il nostro esame e vediamo in bocca che cosa ci dice il Prime Nebbia. Bene, qui l'esame, diciamo l'esame olfattivo che abbiamo fatto prima, ci aveva già in qualche modo presentato il vino. Allora lui si presenta, questo vino si presenta molto semplice. Vengono fuori, delle note fruttate lievemente acidule. Questa idea di frutta poco matura, portandosi, strascicandosi in qualche modo, sia al naso che in bocca, questa diciamo particolarità di lieve sentore e sapore, più che altro che sentore, amarognolo, che rimane un pochettino diciamo tra la gola e il palato, ecco così, non è proprio un retrogusto, ma rimane lì appiccicaticcio un po' tra la gola e il palato, che peraltro diciamo è classico di che cosa? Di quegli agrumi più dove la parte acre è predominante sulla parte dolce. Penso peraltro al pompelmo. Questo vino racconta il pompelmo più che il vino, racconta bene questo vino, perché rappresenta proprio la sintesi di quella tipologia di frutti, in qualche modo dove l'idea del maturo è completamente lontana, è proprio lontana dal tipo di frutto, e che abbina proprio questa freschezza del frutto, questa acidità del frutto e l'amarognolo che rimane tra il palato e la gola, cioè si blocca lì e te lo porti fino in fondo. E lo sento ancora, la cosa bella è che è ancora percettibile nonostante l'abbia comunque già bevuto da un po' il vino. Continuiamo, facciamo un secondo assaggio.
qui viene fuori ancora di più. Abbiamo cercato di farcelo passare in bocca in tutto e per tutto, in tutti i punti della bocca, e la parte veramente interessante di questo vino è proprio questa. Un vino spoglio, nudo, che non presenta tanti fronzoli, non ha tanti fronzoli, molto semplice, racconta di frutti poco maturi, lievemente aciduli, anzi quasi per niente maturi, lievemente aciduli. Lo mettiamo in bocca e ci dice proprio quello, ci dà proprio la conferma di quello. E il pompelmo, secondo me, è un frutto che descrive benissimo questo vino. Per il resto credo non ci sia più nulla da dire. Ovviamente, come diciamo sempre, se vi fa piacere, se pensate più che altro che quello che noi vi abbiamo detto possa essere di vostro gusto, di vostro gradimento, pensate che questo vino possa riflettere quelli che sono i bisogni del vostro palato, allora vi invitiamo a comperarlo. Del vino ho detto tutto. Prima di chiudere però voglio fare una breve, diciamo, una nota a margine, dicendovi che stiamo preparando per voi il nuovo progetto edito da Mandolino Design, che si chiamerà Il Gusto Relativo. Sarà la nostra nuova piattaforma, la nostra nuova rivista online, dove il vino verrà descritto in tutto e per tutto e si dedicherà ovviamente solo di vino e in parte anche di cibo, ma prettamente di vino. Una rivista che diciamo da tutti i giorni, come un vino da tutti i giorni, dove peraltro ognuno di voi potrà partecipare, ognuno di voi potrà fare i propri commenti, ognuno di voi potrà votare i vini che più preferisce, e dove ci saranno ovviamente, dove verranno affrontate diverse tematiche del vino. Quindi stay tuned, rimanete in contatto con Mandolino Design, perché a breve uscirà questa nuova rubrica intitolata Il Gusto Relativo, ora presente come piccolo spazio all'interno di Mandolino Design, da noi curato. Ho detto tutto, se vi piace, ve lo ripeto, il Prime Nebbie, se pensate che quello che vi ho detto può riflettere i bisogni del vostro palato, acquistatelo. Saluti a tutti. Da mandolinodesign.com, viva il vino!